Oggi voglio mostrarvi la ricetta di queste brioche cornetti sofficissimi al cacao e alla Nutella. Visto che i bar sono chiusi, mi è venuta una voglia irrefrenabile di cornetti e quindi ho deciso di prepararli in casa ed è veramente semplice farlo. La lista degli ingredienti, oltre a darvela qui, la trovate nell'info box. Allora, prendete 100 ml di latte a temperatura ambiente e 10 g di lievito fresco. Potete sostituirlo con 5 g di lievito secco. Lo mettete nel latte e lo lasciate riposare 10 minuti. Nel frattempo, mettete 130 g di farina Manitoba e 120 g di farina 00 all'interno della planetaria. Se non avete la planetaria, potete impastare a mano. Mettete anche lo zucchero, il cacao, un pizzico di sale e iniziate a mescolare. A questo punto aggiungete il latte con il lievito e un uovo intero e iniziate ad impastare. Con la planetaria è molto più facile perché l'impasto va lavorato veramente tanto, però se siete brave fatelo tranquillamente con una forchetta. Quando l'impasto inizierà a staccarsi dai bordi, allora dovete aggiungere il burro. Aggiungere il burro alla fine farà sì che le vostre brioche risulteranno sofficissime. In realtà il segreto è proprio questo, quello di aggiungere il burro a poco alla fine. Se l'impasto vi sembrerà troppo morbido, aggiungete un cucchiaio di farina ancora. Quando inizierà a staccarsi completamente dai bordi, allora il vostro impasto è pronto, deve risultare elastico e non appiccicoso. Prendete un contenitore, ci mettete all'interno un po' di farina, ci mettete anche l'impasto, vedete come deve essere bello elastico e non si appiccica assolutamente alle mani. E lo fate riposare per circa 2 ore. Se avete il forno con la luce, mettetelo lì sempre coperto, e vedrete che lieviterà molto più velocemente con la luce accesa, forno spento ovviamente. Dopo 2 ore prendete il vostro piano di lavoro, lo infarinate, ci mettete sopra l'impasto che avrà raddoppiato di volume e iniziate a stenderlo circa 3-4 mm dovrebbero bastare e create i vostri triangoli. Iniziate prima con 4 triangoli, poi ne ricavate 6 se volete, fino a 12 triangoli. Se fate 12 triangoli, i cornetti verranno molto piccoli, quindi io vi consiglio di farne 6. Incidete la parte più larga un pochettino e ci mettete verso la fine, diciamo, del triangolo un cucchiaio di Nutella o di marmellata, quello che preferite, e iniziate ad arrotolare. Io non sono brava a fare le forme dei cornetti, mi vengono sempre un po' sguinci, diciamo, però se voi siete più bravi di me, sicuramente vi verranno perfetti. Allora, questi vanno lasciati lievitare ancora un'ora, sempre coperti o con pellicola trasparente o con un canovaccio. Dopo un'ora li spennellate con un po' di latte e mettete anche sopra un po' di zucchero semolato, così saranno belli croccanti. Vanno in forno statico a 180 gradi per circa 12 minuti se sono piccoli, altrimenti 15 minuti se li avete fatti un po' più grandi. E questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere come sono soffici all'interno. Eccoli qua, sofficissimi e ci ho messo poca Nutella, quindi vi consiglio di abbondare perché verranno una bomba. Questi, se volete, li potete anche congelare e poi magari li scongelate al momento opportuno e li fate riscaldare in forno e sono come appena fatti. Mi raccomando, se questa ricetta vi è piaciuta, lasciatemi un like, lasciatemi anche un commentino qui sotto e fatemi sapere se provate a farli. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!